Mister, allora costruiamo, tentiamo di giocare, tiriamo, anzi, tiriamo gli altri segni, tu vuoi il fuorigioco. A questo punto tocca a lei dire qual è la soluzione, cosa bisogna fare, perché comunque il Catania, secondo noi, non ha giocato in maniera divina, ma comunque non meritava di perdere questo tipo. No, è stata una partita equilibrata contro una squadra molto in forma, perché lo dice la classifica. È stata decisa al risultato finale da un episodio che è andato a loro favore. Sicuramente dobbiamo cercare di trovare qualche soluzione. Abbiamo una settimana ora intensa mentalmente, dove nei momenti di difficoltà i gruppi di lavoro, quelli belli come sono i ragazzi, perché fino all'ultimo hanno cercato, magari in maniera anche un po' confusionaria, perché abbiamo messo tanti giocatori davanti, di cercare di raggiungere il pareggio, e questo è un aspetto positivo di quello che dobbiamo portarci dentro in questa settimana. Però nelle difficoltà bisogna unirsi ancora di più, cercare di prendere forza dai momenti di difficoltà, perché quando si riesce ad uscire da quei momenti insieme si è ancora più forti. Sicuramente è stata una partita, ripeto, equilibrata, dove poteva finire pareggio, poteva vincere loro. Al di là del risultato finale, dobbiamo cercare di trovare delle soluzioni, magari anche in alcune situazioni diverse, ed è compito mio, essendo l'allenatore, di andarle a trovare, ma con la certezza di avere un gruppo di ragazzi che sta soffrendo molto magari la sconfitta di oggi, che ha sofferto molto magari il pareggio di domenica, ma che è sempre dentro ha sempre dentro la voglia di ottenere qualcosa per rendere felice la gente di Catania. Mister, lei oggi in un certo senso ha anche risposto a chi questa settimana diceva di non cambiare assetto tattico alla squadra. Siamo partiti col 4-3-3, con un 3-4-1-2, addirittura poi alla fine, tutto, prima del maggio, 2-4-2, con addirittura 4 attaccanti. Anche questo, dall'esterno, la sensazione è che la squadra, nel momento in cui arriva ai 16 metri, venga assalita dall'angoscia di dover per forza segnare. Tra l'altro, i numeri lei li conosce meglio di noi: 7 gol realizzati, di cui 4 in un'unica partita. È evidente che c'è un problema che deve essere risolto quantomeno, perché domenica arriva il Taranto, poi mercoledì Monte lo riduce, poi nuovamente Ravino, poi il Benevento, due settimane all'inglese. E per lei riuscire a lavorare bene con la squadra è quasi impossibile. Sì, dobbiamo trovare delle soluzioni in quello che hai detto te. Ci sono delle partite dove abbiamo costruito tanto, oggi le occasioni da gol ne abbiamo avute meno rispetto ad altre volte, magari nel finale abbiamo avuto dei tiri rimpallati che a volte possono anche andare, ha avuto una buona occasione, dubbi per pareggiare. Sicuramente dobbiamo cercare di migliorare quell'aspetto lì, e io devo cercare di trovare le soluzioni, rimanendo sempre lucido e avendo la possibilità di lavorare con un gruppo che vuole venirne fuori, che a me dispiace, perché vederli magari giù dopo una partita, quando danno tutto e non riescono a ottenere niente, è un rammarico, perché magari un punticino oggi avrebbe dato un po' più di energia, un po' più di fiducia. Ma la fiducia loro la devono tenere, devono solo non abbattersi e considerare questo momento un momento di crescita grande. Penso che, sono sicuro che quando ci sono magari questi momenti nel calcio che possono capitare all'inizio, durante, la differenza la fa quanta forza ci mettiamo nell'uscirne fuori. Abbiamo una settimana intensa, bella, da vivere insieme con i ragazzi, tutti belli, stretti e uniti, per poi arrivare a domenica e sprigionare un po' tutto quello che abbiamo. Magari in una partita come domenica prossima riusciamo a raggiungere una vittoria in casa, che la gente ci tiene tutto, e poi possono cambiare un sacco di cose. Dobbiamo vivere questa settimana con questa cosa nella testa, che basta poco in questo campione, in questo gioco, per poter cambiare l'inerzia di una stagione. È chiaro che non capita da sola, dobbiamo andarcela a prendere, e quindi questa settimana sarà la più bella, diciamo, dall'inizio dell'anno, perché sarà quella che ci porterà una partita importante da giocare con la testa, ma soprattutto da avere questa voglia di arrivare a domenica per far girare tutto quello che ci sta girando. Ultima per me, ha parlato della testa dei giocatori, della testa dei tifosi. Nella testa di mister Tabiani in questo momento cosa passa, e soprattutto cosa passa anche dopo le parole del direttore sportivo Ranieri venerdì, che forse erano parole che potevano essere, in una partita così delicata, la vigilia, in previgenza una partita così delicata, forse posticipato in un altro luogo. Nella mia testa c'è la grande voglia di arrivare a martedì con i ragazzi e chiudermi con loro nelle spogliatoie,
e trasmettere quella voglia di pensare che in questo gioco non bisogna mai mollare quando le cose vanno. Io ho due figli a casa e quindi molte volte quando parlo con loro che fanno sport cerco sempre di dirgli che bisogna saper perdere, perché quando si sa perdere dopo si riesce a capire dove magari qualcosina sia sbagliato. Noi in questo momento dobbiamo accettare questa sconfitta, al di là del gol o degli episodi che possono poi condizionare, no, nei pensieri. Invece noi dobbiamo cercare di andare a analizzare cosa possiamo fare meglio e soprattutto pensare che da queste situazioni, che io nel calcio ci sto da un po' di anni e ho vissuto tanti anni negativi, se ne esce tutti insieme. Oggi probabilmente la qualità del singolo verrà a conterà un po' meno, conterà più quello che insieme riusciremo a costruire in questa settimana per avere l'energia giusta per arrivare a domenica. Se mi dici cosa poi mi dice la mia testa, sono sicuro che questo accadrà, perché io vivo con i ragazzi H24 e li vedo veramente dentro a questo progetto qua, li vedo con tanta voglia di esplodere, e dobbiamo forse stare un po' più tranquilli e pensare che non tutto capita nell'immediato, ma soprattutto che non tutto capita a caso. Bisogna lavorare tanto per cercare di trovare il modo di arrivare a questo punto, diciamo, di svolta che dobbiamo però andarci a prendere. Per quanto riguarda quello che ha detto il direttore, ha fatto un nome importante, non ha sicuramente destabilizzato. Io sono una persona che pensa solo a lavorare. Io faccio un lavoro dove da un giorno all'altro puoi non tornare più, dove non hai neanche magari la roba a casa che devi tornare a prenderla, e ho deciso di fare questo lavoro che da un lato è bellissimo, poi c'è questo aspetto, ma io devo vivere col pensiero che di costruire qualcosa nel lungo periodo. Se poi questo lungo periodo non arriva, se io lavorassi solo per dire ai ragazzi domenica è la finale di Champions, otterrei un risultato estemporaneo. Invece dobbiamo trovare la chiave della squadra per poter dare. Ad oggi abbiamo ancora fatto fatica a trovarla, siamo stati discontinui in determinate situazioni, quindi non ho nessun tipo di preoccupazione su quello che potrà accadere. La mia preoccupazione è solo quella di trovare la chiave per far rendere al massimo questa squadra, cosa che ad oggi abbiamo fatto a fasi alterne. Dobbiamo trovare questa continuità. Io questa avviata volevo chiedere, sì. Chiaramente col Foggio in casa e col Crotone in casa 0 punti, non veritieri. Possiamo dire che oggi, anche dalle sue parole, la squadra ha costruito qualcosa in meno, al netto di un gol chiaramente parso in fuorigioco dalle immagini, il Catania forse oggi ha perso meritatamente dall'Aivestabia, cioè l'Aivestabia ha costruito qualcosa in più del Catania, cioè solo ma anche sul primato dell'Aivestabia attuale, se no, vedendo anche altre squadre le vorrei. Devo fare complimenti alla Juve Stabia sia per la vittoria di oggi che per quello che sta facendo in questo inizio di campionato. Per quanto riguarda il merito, sai, nel calcio il merito poi è relativo, perché il gol ora lo dite voi, nel senso è chiaramente in fuorigioco. A me non va di venire qua e parlare di cose in fuorigioco. È anche chiaro che fino a quel momento la partita era veramente equilibrata, non c'era un padrone dentro il campo, per cui sai, se la partita fosse continuata in quella riga lì dell'equilibrio, poi un episodio magari poteva sbloccarla. Chiaro che dopo che la Juve stava andata in vantaggio la partita poi può cambiare. Abbiamo avuto noi delle situazioni per fare l'1-1 nella fase finale, è anche vero che la Juve stava avuto delle occasioni per raddoppiare in ripartenza, e quindi dopo poi a me non piace mai dire meritava o non meritava. È chiaro, noi abbiamo avuto delle partite in casa dove obiettivamente era abbastanza lampante che non meritassimo quel risultato. Questa secondo me, a mio modo di vedere, è una partita equilibrata dove è stata poi dove poi il risultato è cambiato da un episodio che sfortunatamente magari non, come ha detto lei, ripeto, a me non mi va di parlare, dopo la partita è diventata un'altra. Però ripeto, la cosa che io premo è fare i complimenti alla Juve Stabia, non solo per oggi ma per quello che sta facendo. Ma è una squadra competitiva con un allenatore di buonissimo livello che conosco, e quindi ad oggi è lì meritatamente, e noi potevamo fare qualcosa di più, però ripeto, quell'episodio sicuramente ha cambiato un po', questo è quello che mi sento di dire. Grazie.